La parola magica del momento è intelligenza artificiale. Tutto verrà risolto dall'intelligenza artificiale oppure tutto verrà condannato da questa tecnologia? In tutto questo, come può inserirsi il giornalismo? Come la può usare? Come invece ne deve sfuggire? Ne vogliamo parlare in questo video. Guarda caso ne parlano proprio per diversi giorni all'interno del Premio Morione e quindi andiamo a vedere che cosa ne dicono. Come tutti gli anni, molti eventi del Premio Morione si tengono dentro al Circolo dei Lettori di Torino e quindi andiamo a vedere un po' che cosa si dice. Come mai questo tema ci deve impegnare, perché ci dobbiamo riflettere così tanto? Beh, perché praticamente tutto il mondo politico e istituzionale è alle prese con questo problema. C'è stata una rivoluzione, un salto di paradigma che in una data che forse passerà alla storia, il 30 novembre 2022, è stato rilasciato ChatGPT e questa prima forma di intelligenza artificiale interattiva ha fatto capire che cosa stava accadendo. E quindi adesso possiamo parlarne sia da un punto di vista scientifico, ma anche da un punto di vista politico e filosofico. Vicepresidente qui con noi, Stefano Lamorgese, dell'associazione Amici di Roberto Morione, per raccontarci insomma un po' quali possono essere le tematiche centrali. E quindi, ad esempio, la domanda cruciale mi sembra essere questa: dobbiamo aver paura dell'intelligenza artificiale oppure può essere un'opportunità? Avere paura o non avere paura non è proprio una decisione che si prende, è una reazione, una sensazione. Ora, è chiaro che, visto che noi facciamo giornalisti e che cerchiamo, abbiamo la pretesa di raccontare il mondo, di questo mondo, della nostra contemporaneità, questo tema fa pienamente parte. Quindi ci sollecita a porci delle domande che prima non eravamo in grado di porci. Meglio ancora, ci permette di allenarci a trovare qual è la domanda giusta, quali domande dobbiamo porre a noi e dobbiamo porre alle macchine alle quali attribuiamo questa qualità. Uno dei temi che chiaramente sta al di sotto dell'intelligenza artificiale abbinata al giornalismo è anche quello che riguarda, insomma, tutto l'impianto, se vogliamo, normativo. Ne parliamo proprio con chi se ne occupa per articolo 21. È questo un tema appunto importante da prendere in considerazione? Assolutamente sì, sicuramente è il tema centrale. Noi non possiamo pensare di normare del tutto un'innovazione tecnologica che oltretutto ha presa soprattutto sui giganti del web. Si può tentare di dare delle linee guida a chi fa giornalismo, chiediamo soprattutto trasparenza. Mi sembra di capire che l'idea non sia di eliminarne questo uso, di vietarne l'uso, ma usarlo, insomma, in maniera chiara e dichiarata. Sì, questo è il punto. Noi non pensiamo, anche nel nostro percorso di formazione rivolta ai giornalisti, questo è il punto. Non crediamo che si possa bloccare, non è mai successo che un'innovazione tecnologica venga fermata per legge, però bisogna renderlo trasparente, rendere consapevoli i giornalisti anche del suo uso. I sistemi, gli algoritmi vengono usati anche a fin di bene nel giornalismo, pensiamo a come vengono utilizzati per organizzare i leaks, queste mole di documenti che vengono resi pubblici da consorzi, da grandi consorzi internazionali di giornalisti e che riescono a far conoscere ai cittadini, al pubblico, notizie importanti. Quindi volevo fare anche qualche domanda al professor Juan Carlos De Martin per, insomma, riguardo a quello che ha detto durante questo incontro. Che cos'è che le dà fastidio, le infastidisce dell'uso della parola intelligenza artificiale? Che è una di quelle parole che si portano dietro a moltissime connotazioni, moltissime aspettative. È una parola che confonde anziché definire in maniera precisa. E quindi, a mio avviso, non aiuta. Sarebbe molto più utile se sostituire ogni volta che si parla di intelligenza artificiale dire software, dire, o anche algoritmo se vogliamo, perché lo smitizza, perché ci consente allora di andare concretamente a parlare di cosa fa quello specifico software, quali sono i suoi limiti, quali sono i suoi punti di forza. Intelligenza artificiale evoca subito scenari alla Blade Runner e questo non penso sia utile a una riflessione analitica.
E infatti poi un altro punto che lei ha toccato durante questo incontro è che, per dirla in maniera molto semplice, poi non so se lei è d'accordo, ne stiamo parlando molto male di questa cosa che chiamiamo intelligenza artificiale, o no? Sì, andrebbe molto deenfatizzato adesso l'intelligenza artificiale, ma potremmo dire qualche anno fa le big data, poi cloud computing, la blockchain, le cryptocurrencies e tutte queste cose qui che, come dicevo durante l'intervento, hanno quasi sempre un contenuto tecnico interessante e positivo, e anche degli aspetti negativi. Però il fatto che se ne parli in maniera così enfatica, così iperbolica, semplicemente non aiuta. E collegata a tutto questo, lei ha anche parlato molto di come spesso chi ha il microfono nel parlare di intelligenza artificiale sia anche chi sta vendendo questo prodotto. E quindi un po' ci sfugge che molto del discorso attorno all'intelligenza artificiale sia marketing. Lei ha usato proprio questa parola, se non sbaglio. Insomma, si parla di vendita di prodotti, che chiaramente non è qualcosa di illegale o di sleale, però va raccontato come tale. Sì, esattamente, nel senso che quando si parla di innovazione molto spesso stiamo parlando di qualcuno che vuole vendere qualcosa a qualcun altro, che è perfettamente legittimo, come stavamo dicendo, però allora dal lato nostro che ascoltiamo queste offerte dovremmo avere quella, come dire, essere smaliziati e sapere che all'interno di un contenuto reale c'è intorno tutto invece un tentativo di seduzione, un tentativo di convincerci a comprare questi prodotti e questi servizi. Allora, questo tema dell'eccezionalismo, che direbbe quindi che quel che queste aziende hanno prodotto ora nel campo dell'intelligenza artificiale si sottrae al controllo e alla capacità di valutazione delle persone proprio per questa eccezionalità, questo sicuramente è da evitare. Il professor De Martin diceva che l'intelligenza artificiale è un prodotto, no? Oppure io dicevo con termine simile, con sfumature complementari, è un artefatto. Come ogni prodotto riconosciamo degli elementi di novità veramente rilevanti, abbiamo già incontrato nella nostra storia prodotti nuovi estremamente rilevanti, questo è uno di quelli, governiamolo. Tutte le norme, tutta la legislazione che abbiamo attualmente sui prodotti permettono di regolare questo prodotto che è l'intelligenza artificiale. Per chiudere c'è un altro punto che mi ha colpito molto, sì. Ha parlato delle allucinazioni, quelle, insomma, quando prende una cantonata, insomma, sì, l'intelligenza artificiale, diciamo così, sì. E lei dice, in realtà sono tutte allucinazioni, sì. Solo che ogni tanto sembra che dicano qualcosa di intelligente, sì. E questo non è il punto. Sì, io forse sottilmente diverso, cioè... Sono tutte allucinazioni perché sono tutte costruzioni che non hanno rapporto col mondo. Se tu non hai una connessione col mondo, quello che pensi del mondo è allucinatorio, perché esattamente non ha rapporto col mondo, con come le cose stanno. Poi è talmente vasta questa produzione che può anche capitare ci siano singole produzioni che in realtà poi gli umani, quando le leggono, le riconoscono, ma il sistema non lo sa, capite? Perché dico, è tutto allucinazione, sono gli umani che con la loro capacità di significazione dicono, ah, qua c'è un significato. Se non c'è questa capacità di significazione umana, dov'è che c'è la distinzione tra vero e falso, tra allucinatorio e non allucinatorio nei prodotti dell'intelligenza artificiale?